Una mostra antologica per raccontare una vita professionale dedicata alla fotografia. Il Museo di Roma in Trastevere omaggia Lisetta Carmi, reporter genovese, classe 1924, capace con i suoi scatti di anticipare i tempi realizzando un percorso artistico caratterizzato dall'uso innovativo del medium fotografico, forte di circa 170 immagini, senza dimenticare una videointervista e tre nuclei di lavori concepiti come progetti di pubblicazione su altrettanti temi molto diversi fra loro. L'esposizione curata da Giovanni Battista Martini è la prima retrospettiva dedicata all'artista organizzata a Roma. La mostra vuole in qualche modo fare il focus su questi progetti editoriali, in qualche modo, alcuni realizzati, nel senso che hanno visto la luce, stampati, pubblicati, e altri sono rimasti a livello di progetto. E poi naturalmente non mancano i temi più importanti, più conosciuti di Lisetta Carmi, come il grande reportage che aveva fatto al porto di Genova nel 64, alcune immagini scattate al cimitero di Staglieno che danno poi, alle quali lei dà il titolo molto innovativo, proprio che dà già subito una lettura di quello che lei ha voluto cogliere in questi monumenti funebri, che è erotismo e autoritarismo a Staglieno. E poi abbiamo diversi progetti che lei ha affrontato in questi 20 anni di fotografia. C'è una parte dedicata a Piadena, questa piccola città lombarda, dove lei arriva nel 65 e crea questo affresco attraverso immagini di questa cittadina dove succedevano delle cose importanti da un punto di vista culturale soprattutto. Sono ben 14 le sezioni che scandiscono un percorso in cui emergono alcuni temi che hanno caratterizzato il vissuto della Carmi, da Genova alla sua città natale, alla Sicilia, dai travestiti conosciuti a fondo in Liguria, alla musica, passione autentica per lei, pianista di talento destinata ad interrompere la propria carriera musicale agli albori degli anni 60 per dedicarsi a tempo pieno alla fotografia. Un'esistenza non semplice la sua, condizionata soprattutto da quelle origini ebraiche, causa di tanti dolori. Si pensa all'impossibilità di concludere gli studi liceali per via dell'avvento delle leggi razziali nel 1938. Abbiamo poi una serie di ritratti legati al mondo della musica, che in qualche modo bisogna sottolineare la sua prima parte, diciamo così, artistica, che è quella di pianista, peraltro già affermata, ma poi repentinamente interrotta nel 60, da dove poi comincia appunto a lavorare sulla fotografia. E c'è questa, in qualche modo, questo lavoro che viene esposto nella sua interezza, che è la trascrizione grafica di un lavoro musicale di Dalla Piccola, che è il quaderno di Anna Libera. Gli scatti esposti puntualmente in bianco e nero, non di grandissime dimensioni, pongono in primo piano personaggi e ambienti differenti. A prescindere dagli argomenti trattati, una fotografa come la Carmi ha cercato soprattutto di evidenziare la bellezza della verità, proprio come il titolo dell'allestimento, visitabile fino al 3 marzo.